Primo principio, principio di inerzia. Immaginiamo un oggetto di massa m che rappresenteremo sempre come oggetto puntiforme, quindi approssimazione di punto materiale, tutta la massa concentrata in un punto. Immaginiamo che si stia muovendo a una certa velocità. Se su di lui non agiscono forze, quindi la forza totale è uguale a zero, oppure se agiscono forze ma queste forze si annullano tra loro, quindi forza risultante, forza totale è uguale a zero, allora l'oggetto procede a velocità costante, cioè di modo rettilineo uniforme. Velocità costante vuol dire che non accelera. Ricordiamo infatti che l'accelerazione si ha quando varia nel tempo la velocità dell'oggetto. Qui abbiamo un esempio, un oggetto che striscia su una superficie, potrebbe essere anche un carrello che, con le ruote che cammina sul pavimento tipo un carrello della spesa, ed è sottoposto a quattro forze. La forza peso, 15 N, la forza vincolare che fa su di lui il pavimento uguale opposta, 15 N, quindi queste due forze verticali si annullano. Poi F è la forza che facciamo noi, 10 N, ed immaginiamo che sia uguale alla forza d'attrito dinamica. Attrito dinamico, nell'esempio del carrello, è l'attrito volvente. Quindi la forza che facciamo noi, 10 N, si annulla con la forza d'attrito dinamico. Quindi le quattro forze si annullano a 2 a 2 e la forza totale è 0. Questo carrello procede a velocità costante, per esempio 1 metro al secondo. Se il carrello era fermo, annullandosi tutte le forze su di lui, rimane fermo. È un caso particolare del principio di inerzia, in quanto la velocità costante in quel caso è 0. Ma se il carrello già si muoveva, per esempio alla velocità di 1 metro al secondo, allora continua a muoversi alla stessa velocità.